Buonasera e bentrovati all'edizione del nostro telegiornale I fatti del Friuli Occidentale in primo piano. Sami Modiano, uno degli ultimi sopravvissuti al campo di sterminio di Auschwitz, oggi si è raccontato a Pordenone davanti a 3.000 studenti delle scuole. Una testimonianza nell'incontro organizzato da Aladura che ha commosso tutti. Ascoltiamo le sue parole. Tutto quello che io ho visto, che i miei occhi hanno visto, sono là ancora. Io non sono uscito da Birkenau, no, sono ancora là. Sami Modiano, ebreo di Rodi deportato a Birkenau ad appena 14 anni, in un palazzetto pieno di giovani a Pordenone, ha raccontato l'orrore che nessuno, a nessuna età, dovrebbe mai vedere. E ha confessato la domanda che più di ogni altra lo ha tormentato. Perché? Perché hai lasciato tutti dall'altra parte e te ti trovi da questa parte? Una ferita incancellabile che ha richiesto anni per scoprire la risposta. Se lui mi ha scelto per questo vuol dire che c'era un motivo. Uscire vivi da quell'inferno era impossibile. E non creda che è facile quando uno esce vivo da quell'inferno, no, no, lui esce con un grande dolore e questo dolore lo distrugge continuamente, però, grazie a Dio oggi sono l'uomo più felice del mondo perché ho trovato, che la risposta di questi punti interrogativi che mi sono portato appresso. Sapete dove l'ho trovata? In voi, ragazzi. Siete voi. Passiamo alla cronaca, nessun ferito, ma una nottata decisamente da brividi per gli abitanti di un complesso di villette a schiera a Praturlone di Fiume Veneto. Erano da poco passate le 2 quando è scoppiato un incendio, per cause ancora al vaglio dei carabinieri. Ingente l'impegno dei vigili del fuoco sul posto con le squadre in arrivo da Pordenone, San Vito al Tagliamento e Spilimbergo che hanno lavorato per tutta la notte per domare il rogo. Le fiamme hanno interessato la zona dei garage e quella del tetto, che sono comuni a tutte le abitazioni. Le 6 famiglie che vivono nel complesso residenziale sono state fatte evacuare a scopo precauzionale. Sul posto anche la sezione Nucleo Investigativo Antincendi Territoriale dei Vigili del Fuoco di Pordenone per indagare sulle cause assieme ai carabinieri di Fiume Veneto. Nella prima serata dello scorso 9 maggio a Pordenone, in via Cappuccini, una bambina di 4 anni, accompagnata dalla madre, era stata investita da un'autovettura il cui conducente, anziché fermarsi sul posto e prestare la dovuta assistenza, era fuggito in direzione di Porcia. L'evento era stato notato da alcuni cittadini che avevano prestato i primi soccorsi alla bambina. La polizia stradale di Pordenone ha rintracciato l'autore dell'incidente, un 41enne residente a Porcia. L'uomo è stato deferito alla competente autorità giudiziaria per i reati di omissione di soccorso e fuga dal luogo del sinistro, oltre che per lesioni personali e colpose. Ora, per il suo comportamento, rischia una condanna penale da 1 anno a 3 anni e la sospensione della patente di guida per un periodo da 1 anno a 6 mesi a 5 anni per l'omissione di soccorso, nonché una condanna da 6 mesi a 3 anni e la sanzione della sospensione della patente di guida da 1 anno a 3 anni per la fuga dal luogo dell'incidente. Matteo Zolin è il nuovo presidente della Coldiretti di Pordenone. È stato eletto dall'assemblea provinciale che ha votato anche i componenti del consiglio che resteranno in carica per i prossimi 5 anni. Zolin ha 27 anni, è imprenditore agricolo e allevatore di maniago. L'assemblea elettiva ha approvato anche il bilancio consuntivo e preventivo e conclude la fase dei rinnovi che ha visto la nomina di 36 presidenti di sezione in rappresentanza di tutto il territorio provinciale. Di questi, 11 hanno meno di 40 anni e 4 meno di 30. Un segnale, oltre che di rinnovamento, anche di una forte volontà di Coldiretti di puntare sui giovani. Apriamo l'ampia pagina sul Giro d'Italia, si avvicina l'appuntamento con la Corsa Rosa a San Vito al Tagliamento. Oggi c'è stato il sopralluogo per la gestione della sicurezza per la tappa di sabato. I dettagli nel servizio. Una città in festa nel pieno della sicurezza. Così San Vito al Tagliamento si prepara ad accogliere la tappa del Giro d'Italia la mattina di sabato 19 maggio. In città si è svolto il sopralluogo per la sicurezza che ha visto impegnati il prefetto Maria Rosaria Laganà, il questore Marco Dorisio, oltre a carabinieri, vigili del fuoco, 118 e polizia municipale, accompagnati nelle zone rosa dal sindaco Antonio Di Bisceglie. Le forze dell'ordine hanno fatto il punto su affollamento, vie di fuga e controlli, anche con l'uso di metal detector e tecnologia. Siamo chiamati
appunto, no, a garantire la sicurezza pubblica, quindi sicurezza pubblica nell'accezione più ampia del termine. È chiaro che la tappa del Giro d'Italia, che parte da San Vito, è un evento, una festa, sarà sicuramente una festa, e quindi è chiaro che anche tutti i servizi vanno modulati in base a quella che appunto sia la Safety, aspetti che sono stati, ripeto, curati dagli organizzatori, non solo della tappa del Giro d'Italia come carovana itinerante, ma proprio, ripeto, anche dall'amministrazione comunale di San Vito, vista che ci sarà un'elevata concentrazione di persone, e comunque abbiamo messo a fattor comune tante risorse. Avremo anche un posto di comando avanzato, avremo i reparti speciali delle unità operative di pronto impiego della Polizia di Stato, avremo l'elicottero del 10° reparto volo di Venezia che dall'alto col sistema LTE Long Term Evolution, nel posto di comando avanzato proprio a San Vito a Tagliamento, ci permetterà di monitorare e avere in diretta, diciamo, la gestione e sotto controllo ogni situazione, anche perché la tecnologia, ripeto, va, come in questo caso, a sostituire ciò che l'occhio umano una volta era necessario avere il singolo operatore in strada. Adesso la tecnologia ci permette di sopperire anche alla mancanza dell'occhio umano. Il tutto per garantire che le 25.000 persone attese tra Piazza del Popolo, dove ci sarà il palco per la firma dei ciclisti, e le zone limitrofe siano il più al sicuro possibile, come prevede la legge sui grandi eventi. Tra controlli e parcheggi non sarà facile raggiungere Piazza del Popolo sabato mattina. L'assessore allo sport Carlo Candido dà alcuni consigli a quanti vorranno vedere da vicino i campioni del pedale. Quali saranno i parcheggi e i consigli da dare ai tanti tifosi che arriveranno a San Vito per poter accedere poi fino a Piazza del Popolo? Di là i parcheggi sono molte. Chiaramente per chi proviene da fuori San Vito e viene con la propria auto, noi abbiamo indicato tre aree parcheggio e poi servite dal bus navetta che accompagneranno i tifosi, quanti vorranno venire a vedere il giro, più vicino possibile al centro storico, laddove poi la tappa partirà effettivamente. Per chi proviene da nord, nord-est, quindi dalla provincia di Udine per capirci, potrà andare in zona industriale. In zona industriale sono previsti circa 2.000 posti auto, 2.200 posti auto, e c'è un bus navetta che accompagnerà gli spettatori, diciamo così, fino in centro storico. Per chi proviene da sud, quindi dal Veneto, da Porto Guaro, l'indicazione saranno di raggiungere il parcheggio sito nella frazione di Savorniano, e anche lì sarà servito un bus navetta che porterà le persone in centro storico. Per chi invece proviene dal Pordenonese, da Pordenone, da Ovest, c'è un bus navetta con un'area parcheggio nella zona degli impianti sportivi di Prodolone. Chiaramente poi ci sono altri parcheggi, sulla mappa invito ad andare a vedere il link al sito del comune, dove è poi possibile raggiungere in automobile, sì, parcheggiare in queste aree qui. Per chi invece desiderasse venire, so che sono molti gli appassionati che lo fanno in bicicletta, abbiamo predisposto in centro storico un parcheggio custodito per quanto riguarda le biciclette, aperto dalle 8.30 alle 15.30 nell'area interna delle scuole elementari con l'accesso da via Patriarcato. E anche il commercio sanvitese in festa, l'ASCOM ha lanciato un apposito concorso tra le vetrine dei negozi e domani va in scena la Notte Rosa. I commercianti si sono preparati con una serie di eventi, fra cui, oltre naturalmente, l'abbellimento delle vetrine e quindi la partecipazione della Notte Rosa che avverrà il 18 di maggio, ci sono anche proprio delle sfide fra negozio per cercare di rendere le vetrine una più bella dell'altra. Diciamo che c'è fermento, c'è molta aspettativa naturalmente, e speriamo che sia una bellissima giornata. Da segnalare anche alcune iniziative che abbiamo fatto in maniera così un po' spontanea, quale per esempio ci sarà l'accoglimento presso le nostre vetrine dei lavori delle scuole elementari e medie della cittadinanza della città di San Vito a Tagliamento, e poi avremo anche un concorso vetrine che l'ASCOM ha voluto premiare e cercare di portare avanti, in modo poi da perché resti un segno di questa giornata importante. E come ASCOM abbiamo pensato dei riconoscimenti in modo da premiare, diciamo, anche concretamente le cose. Ci saranno tre riconoscimenti alle tre vetrine più belle che sono messi appunto a disposizione dell'ASCOM con commercio di Pordenone, di cui la delegazione fa parte naturalmente, e voglio anche ricordare poi tutto il kit che è stato distribuito ai singoli negozi, che sono circa 300 kit fra palloncini, adesivi e i manifesti della Notte Rosa, che sono stati omaggiati
segnalati dall'associazione. E da parte nostra naturalmente siamo in trepidante attesa, sappiamo che sarà una giornata importante con una tappa penso delle più importanti del giro. Sicuramente la tappa di montagna è una delle più belle, almeno dal mio punto di vista. Un muro di pace fatto di impronte colorate in piazzetta Calderari a Pordenone ha unito oggi gli alunni delle scuole in un gesto simbolico contro bullismo e violenza. Il Pordenone Film Festival, in programma a Pordenone sino al 18 maggio, insieme ai ragazzi delle scuole medie ed elementari, ha costruito un muro della pace, un gesto simbolico che con l'amministrazione comunale si propone di combattere tutte le forme di violenza a partire dal bullismo, che è quella più diffusa tra i giovani, e lo fa lasciando l'impronta. L'abbiamo lasciata come amministrazione comunale all'interno di questo progetto che è Pordenone Film Festival e i giovani sono protagonisti tanto quanto l'impegno a combattere il disagio giovanile, il bullismo, la violenza contro le donne, ovvero tutti quei temi di assoluta rilevanza che solo attraverso le giovani generazioni possono trovare una soluzione. E il cinema, coinvolgendo i giovani, può aiutare. È tempo di lasciare un'impronta anche a livello cinematografico. Abbiamo fortemente voluto con l'amministrazione portare i giovani protagonisti, i giovani che sono loro, allora hanno selezionato i film, loro hanno fatto tutto e più di questa impronta non potevamo lasciare nella città. Era questa l'ultima notizia, adesso vi lasciamo alle immagini della finale di Miss Mondo FVG. L'appuntamento con il telegiornale di Pordenone ritorna domani alle 20.45. Grazie per averci seguito e buona serata.